Buongiorno, oggi parliamo della lettura con i nostri bambini, di come la lettura può aiutare a sviluppare il linguaggio, di quanto sia importante ed è una di quelle azioni fondamentali per aiutare il bambino. Leggendo con i bambini, il legame con i genitori si rafforza. Questa è una pratica che secondo me dovrebbe essere fatta ogni giorno, anche più volte al giorno, e un consiglio infatti che do spesso ai genitori è di mettersi un libro nella borsa, perché mentre siamo in macchina, nelle sale d'attesa, ecco, invece di utilizzare i telefonini, di utilizzare un libro, la lettura di un libro. I vantaggi del libro sono molteplici. Il libro introduce il bambino a nuovi mondi. Infatti, come nei video precedenti spesse volte ho detto che è importante parlare con il bambino di quello che c'è, che sta succedendo intorno a lui, perché il dialogo deve essere basato su cose concrete. Un bambino che ha difficoltà del linguaggio ha difficoltà a parlare di cose immaginarie che non può vedere, che dovrebbe immaginare. Quindi cercare di fargli ricordare cosa è avvenuto una settimana prima o parlargli di che cosa faranno in futuro può essere, per un bambino che non ha ancora ben strutturato il linguaggio, troppo complesso. Oppure parlare di caratteristiche, per esempio, di un animale che non si vede è un concetto un pochino troppo astratto per il bambino con una difficoltà del linguaggio. Mentre il libro introduce nuovi mondi, perché parliamo del dentista, nonostante il dentista non sia fisicamente qua, non abbiamo vissuto e non stiamo vivendo l'esperienza del dentista, ma perché nel libro si parla e vediamo di un orsetto che va dal dentista, di Peppa Pig che va dal dentista, e questo ci consente di parlare anche di quello che non è fisicamente lì, ma perché è sul libro. Un altro importantissimo vantaggio dei libri è che mentre il linguaggio sparisce immediatamente, le cose che noi leggiamo e le immagini sono scritte lì. Quindi più noi leggiamo quel libro, più lui memorizza determinate parole, passa l'incomprensione, e ogni volta che il bambino apre quel libro, vede quelle pagine e facilmente ricorda le parole connesse a quel libro. È come se fosse per lui un dizionario, diciamo. È molto importante leggere i libri anche per avviare tutti i prerequisiti della lettoscrittura. Quindi più noi leggiamo al nostro bambino, più lui struttura quelli che sono i prerequisiti della lettoscrittura. Quindi si avvicina al mondo dei libri che tanto a lungo lo accompagneranno nella sua carriera scolastica. L'obiettivo però per stimolare un bambino con disturbo del linguaggio non è quello semplicemente di leggergli, ma di arrivare a una conversazione. Ecco perché non è una lettura semplice quella che vi sto consigliando, ma è una lettura dialogica, è una lettura che porta poi ad un dialogo. Quindi i consigli per passare da una lettura alla conversazione grazie al libro è, la prima cosa, la posizione. La posizione è come nel gioco, una posizione faccia a faccia. E leggendo il libro non è semplice, perché ci viene automatico avere il bambino di fianco o avere il bambino in braccio, in maniera da vedere bene il libro. Invece la posizione ideale sarebbe quella dove lui è di fronte a noi e noi guardiamo il libro al contrario, per intenderci. Cerchiamo di seguirlo anche qua nei suoi interessi. Più possibile facciamo scegliere i libri a lui in maniera tale da essere sicuri di avere una motivazione alta su quel libro, in maniera di avere la possibilità di avere maggiore attenzione da parte sua. Se possibile facciamogli tenere a lui il libro e in maniera tale che lui possa girare le pagine quando ha finito di guardare l'immagine. Infatti non cerchiamo, una volta che abbiamo detto quello che dobbiamo dire, di arrivare alla fine della storia girando le pagine, ma diamogli il tempo di guardare attentamente l'immagine fino a che ne ha bisogno, e poi giriamo la pagina, facciamola girare a lui se possibile. Dedichiamo più tempo alle pagine che lui preferisce. Anche con le parole concentriamoci di più su quelle immagini.
E poi naturalmente non dimentichiamoci il turno del bambino, perché noi dobbiamo cercare di stimolare e la sua comprensione e la sua produzione di parole. Quindi poniamo anche qua delle pause che gli consentano di inserirsi con gesti, parole o suoni. Non dobbiamo essere gli unici a parlare, ma dobbiamo leggere insieme il libro. Ogni libro va bene, qualsiasi libro il bambino sceglie va bene. Perché noi non dobbiamo leggere esattamente quello che c'è scritto nel libro, ma noi dobbiamo adattare il libro alle parole del bambino. Come vedete qui, per esempio, la parte scritta è troppa. Abbiamo detto che noi dobbiamo sempre adattare il nostro linguaggio al linguaggio del bambino. Quindi se il bambino è nella fase linguistica comunicatore, allora è chiaro che noi diremo poche parole. La bimba legge, il gatto miau miau scappa. Se invece il bambino è un bambino utilizzatore di prime parole, possiamo associare due parole noi. La bimba legge, il gatto scappa, scappa, ti prendo. Se invece è un bambino combinatore, allora abbiamo la possibilità di utilizzare frasi anche un po' più lunghe. La bimba ritaglia con le forbici e questa vuole prendere il gatto. Poi presentiamo sempre visivamente, in maniera tale che quello che diciamo sia associato a quello che indichiamo, no? La bimba, il gatto, quindi indicare, fare vedere visivamente. Ponete enfasi anche nella lettura, non limitiamoci a mentre la bambina prende il gatto, la bimba va sull'altalena. No, poniamo enfasi. Wow, su, giù, su, miau, scappa, scappa il gatto, ti prendo. Poniamo enfasi in maniera tale che il bambino sia catturato dal nostro modo di leggere la lettura e abbia anche la curiosità e la voglia di imitarci. E poi ripetere, 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 ripetere. Perché sappiamo benissimo, ogni genitore lo dice, c'è quella fase del linguaggio in cui il bambino vuole letta sempre la stessa storia, sempre con le stesse parole, sempre nello stesso modo, perché il bambino ha proprio bisogno di questa ripetizione, ha bisogno di imparare a memoria la struttura della frase, che sarà poi un modello sul quale lui cercherà di cambiare le parole per poter comunicare frasi diverse, cose diverse. Ha proprio bisogno di questa ripetizione continua. E nel livello scopritore sappiamo che il bambino ancora non comprende nulla, quindi il tipo di libri che sono più adatti per lui sono quelli che vengono definiti libri giocattolo, con i personaggi grandi, con le figure grandi, con poche azioni. A mano che poi il bambino cresce, ci sono libri sempre più complessi, sempre più adatti, ma resta sempre la regola che comunque siamo noi ad adattare la lettura sulla base del nostro bambino. Durante la lettura cerchiamo di scoprire sempre qual è la sua parte preferita, il momento clou. Uniamo i gesti, soprattutto con un bambino che è a livello comunicatore e ha bisogno, con i gesti e i suoni strani, di avere catturata di più la sua attenzione. Come ho detto prima, i libri sono ponti verso nuovi mondi, verso cose che magari non riusciamo materialmente a portare il bambino a fare quel tipo di esperienza, come per esempio lo zoo. Non abbiamo magari uno zoo vicino, e allora magari leggere un libro dove si parla degli animali dello zoo, anche se lui non ha la possibilità di vederli, può essere una cosa interessante, così come dicevo prima il dentista o il dottore, per farlo avvicinare a questo tipo di cose che poi un giorno invece capiteranno davvero, avremo la possibilità di richiamare il libro che abbiamo letto. Con i bambini combinatori non solo gli facciamo fare esperienze virtuali attraverso il libro, ma possiamo far fare anche esperienze fantastiche, come sono molto carini anche i libri di navicelle, di mostri. Ok, è finito così. Grazie, al prossimo video.